you speak English? Yes. Sì o no? Signore, scusi, un saluto. Lavoro in Cinè, ma va a capurne. E poi va a cantare. A tu, tu parco. Si prova. Basta poco e su cassai. Gigliotti? Sì, eccoci qua, ragazzi. Oggi iniziamo... spiaggia, dove la spiaggia? Ma non c'è la spiaggia, un c'è un lago. Stiamo per andare. Allora, alla mia sinistra, ragazzi, abbiamo il giovane imprenditore che stiamo parlando. Alla mia sinistra, giovane imprenditore, fammi arrivare Sergio Crocco. Sergio Crocco è scrittore, non siamo imprenditori, noi siamo imprenditori di noi stessi. Allora, una sorpresa, Franco Besignano. Buongiorno a tutti e grazie per essere stato invitato a questo caffè con zio Pino e Sergio Crocco, che tra poco, a breve, sarete a Toronto con la terra di Piero, che tutti quanti vi aspettiamo con immenso piacere e speriamo con tutta la comunità italiana, perché noi a questo punto, caro Franco, grazie a te per il tuo contributo. No, grazie a Sergio Crocco che ci ha creduto e ci crede ancora nella terra di Piero, e grazie a te, che grazie al sì che ci hai detto per essere presentatore di questa edizione, di questa manifestazione. Portiamo un progetto che Sergio ha programmato e che grazie alla sua credibilità, al suo diciamo, club che ha costruito, riusciamo a fare 4 serate a Toronto. Cinque, c'è un'altra quinta che... Quattro a Toronto e una a Montreal. È un sogno che pare si stia realizzando. Franco, tu ci hai insegnato che i sogni si realizzano. Intanto abbiamo anche Marco Cozza, una promessa che verrai a Toronto con noi al più presto nei suoi grandissimi locali. I sogni si realizzano quando si lavora. Sergio Crocco, allora innanzitutto ti ringrazio pubblicamente per quello che hai fatto per me. Mi hai dato questa grande opportunità di presentare le tue commedie, le tue belle commedie. Sì, ma quando si va a Toronto a portare un qualsiasi spettacolo non si può non pensare a Pinuzzo Gigliotti, quindi mi è venuto assolutamente naturale. La prima cosa, prima di scegliere gli attori, Pinuzzo Gigliotti dovrà essere con noi, se no migno. Sì o no? Sì, sono onorato. Pinuzzo è spagnato ed è venuto. No, scherzo a parte, possiamo realizzare questo progetto perché là a Toronto abbiamo gente come Franco Bisignano, senza voler lavare la faccia a nessuno, però è davvero gente che io sono stato due volte negli ultimi mesi, ci ha accolto come se fossimo davvero fratelli e ci ha accolto in modo spontaneo, bello, con un senso di comunità che probabilmente qua a Cosenza abbiamo un poco perduto. Quindi il ringraziamento va a loro, va a Franco, ma a tutto l'entourage che sta organizzando questa trasferta. Stanno vendendo i biglietti, saremo il 6 a Toronto, il 6 a Montreal e poi 4 date nei intorni di Toronto. Porteremo, speriamo, tanti cosentini e tanti calabresi a godere questo spettacolo e soprattutto a dare una mano ai progetti della terra di Piero, specificatamente ai parchi dei nonni che dovranno vedere la luce qua a Cosenza, Rende e Castrolibero. Ragazzi, io, e poi chiaramente Sergio Crocco ha scritto qualcosa anche per me, perché facciamo una presentazione a livello come facciamo noi, verrà seguita dalla Cicana alle 19, quindi racconteremo anche con le nostre trasmissioni. Ma la cosa bella qual è? E quando Sergio scrive mi fa scialare, perché, ma tu alla notte scrivi? Quando scrivi? Sì, di solito scrivo la mattina presto, mi sveglio molto presto, la mattina ho questo problema che poi ho trasformato in opportunità, quindi 4:30-5 riesco a scrivere. Come tutti gli scrittori, tutti i poeti. La terra di Piero, ragazzi, la racconteremo, perché voi, come ben sapete, chi mi conosce, io ho avuto questa grande fortuna di conoscere Piero Romeo, una grande fortuna di viverlo veramente nella sua quotidianità, nella sua... lui era un bravo, tra tutte le doti, poi Sergio ne parlerà, era un grande chef, che si inventava i piatti, che si... Allora, quando io andavo a mangiare da lui, no? A casa sua, lui sempre aveva uno sguardo, no? Che faceva così, prima così, se non faceva guardate, nel senso,
Sì. Vai piano, e quindi questa, io sono onorato e sono anche commosso. Io credo che Piero, senza voler fare volo e pintareggio, sia il miglior cosentino di sempre. Che diciamo, forse lo paragono giusto a Telesio, perché ha saputo coniugare la sua ironia, la sua scaltrezza anche a livello culinario, ad una grandissima solidarietà, ad una bontà d'animo che era davvero fuori. Io credo che Piero fosse davvero un alieno. Sì. Quindi l'opportunità di avere un'associazione che porti il suo nome e che porti soprattutto avanti i suoi progetti, per noi è una cosa meravigliosa che stiamo sempre attenti a non far perdere nemmeno un grammo di credibilità, perché il nostro sponsor principale è proprio la vita reale che ha vissuto Piero Romeo. E questa cosa molto bella, veramente è commovente. Nua capo navemo. Assolutamente, lui lo diceva sempre. Nua capo navemo. Le mandri hanno i cani che le comandano. Noi capo onnevolimo, diceva lui. Capo onnevolimo. Perché era una persona viva, una persona veramente autentica, una persona di cuore. Franco Bisogna, allora, quando è appuntamento... Chi se l'ha dato voi? Te l'ha dato? No. No, chi se l'ha dato voi? Questo qua. Ah, sì? Ok, questo. Grazie, Gemma. Grazie. Allora ragazzi, aspetta le date, però 30 secondi diciamo che ha vinto la Pendola d'Oro, no? Perché lo segue, cioè, allora, 30 secondi racconta e poi diamo le date, ma con grande attenzione. Vai. Niente, quest'anno abbiamo avuto l'onore e il piacere di ricevere due premi, due importanti premi in Ontario. Abbiamo vinto The Best Pizza in Ontario, cioè la miglior pizza dell'Ontario, e Pendola d'Oro 2018. E poi ci siamo classificati, la pizzeria Via Mercanti, nelle 50 miglior pizze del mondo. Stiamo parlando tutto il mondo. I calabresi di successo, i calabresi, capotuste, che ci credono, che lavorano, lasciano la propria terra e si scialano. E noi quest'anno, grazie a Sergio Cocca, che è nato capotuste, è partito solo, ha movimentato un mondo con i biglietti, ha detto papà, zio, ci sono i biglietti, è una cosa impressionante, è una macchina da guerra nel senso buono positivo. Io non vedo l'ora di fare questo peggio insieme, ci riuniremo per una pizza con il suo grande gruppo, perché sono dei ragazzi meravigliosi, che conoscerò di persona talmente, e poi a tavola si vanno le migliori. Attenzione ragazzi, con grande serietà come Sergio Croc, ci divertiremo, però la serietà è la prima cosa che noi vogliamo. Allora, adesso le date ragazzi, attenzione, partiremo il 3 di settembre, a poi che ora alle 7 di mattina credo, non lo ricordo questo. L'importante sono gli spettacoli, allora li ricordiamo. Allora scusa, facciamo così, guarda. Okay, sì. Allora scusa, ce ne manca uno, ce ne manca uno. Allora scusa, tengo. Va bene così? A favore, tieni. Allora. Posso parlare allora il 6 a Montreal, al centro Leonardo da Vinci, il teatro si chiama Saputo. Poi l'8 a Mississauga, questi sono dintorni di Toronto, a Mississauga l'8, l'11 a Richmond Hill, il 13 ad Hamilton e il 16 chiusura a Colbotto dalla pizzeria di Franco Bisignano. Faremo un bel maniamone che sarà una cosa generale, una bellezza generale in cui la gente, ormai sono certo, perché l'abbiamo, credo maniamone, saremo alla 70ª replica, quindi sappiamo di cosa parliamo, si divertirà tanto e rivivrà dei momenti cosentini e calabresi che ogni tanto magari si possono anche perdere stando lontano. Grazie Sergio Cocco. Grazie veramente, ne riparleremo, però attenzione ragazzi, una cosa molto importante, ha fatto dei test bellissimi, scritti e diretti da Sergio Crocco, è una cosa molto, molto bella, la cosentinità, ma c'è la calabresità, i termini dialettali che comunque è il cosentino, ma è la Calabria, giusto? Certo, là difficilmente si può fare le distinzioni campanilistiche, là c'è la Calabria in tutta la sua bellezza. Cosenza, ripeto, Cosenza ovviamente è la nostra terra, la nostra città. Però ripeto, questa è la cosa che più mi ha colpito le due volte che sono stato a Toronto, loro hanno un senso di comunità, un senso di appartenenza che noi abbiamo perso. Bravo. E ogni tanto magari con i miei spettacoli, con gli spettacoli di Pinuzzo e di tante altre gente, cerchiamo invece di ritornare un poco, non dico ai vecchi tempi, però alle origini, alle cose belle che ci hanno insegnato anche i nostri genitori. Ragazzi, io sono veramente commosso. Franco, non vedremo l'ora di vederti di stare insieme, che arrivi insieme. Questo grande giorno, che sia il 3 settembre,
Sono pronto già ad accogliervi in quel oltreoceano. Una cosa la devo dire, mi ricordo solo una cosa, che quando siamo quattro anni fa, a Hotel Monte Carlo Inn, pure pubblicità ci stiamo facendo a Monte Carlo Inn, allora che succede? Succede solamente quando mi dice, zio, per te fa vedere una cosa, era nevicato, sì. Ti faccio vedere una cosa, mi ha fatto vedere il primo posto, il primo ristorante, il primo posto, dice questo è il posto dove io aprirò. In questo, in un mese, quando hai visto quello posto, hai detto, fra, è bellissimo, seggi su pallaccio, una cosa. Quando sono andato, ha fatto questo primo posto, ragazzi, di una bellezza. E il lavoro prima o poi paga, ragazzi. L'ultima cosa, perché ci tengo davvero, con Franco ci tengo davvero, però non voglio adularlo, però è la verità, e quindi la verità bisogna sempre dirla. Quando la sua ospitalità è proverbiale, e la cosa bellissima che ho notato alla sua pizzeria, che ha trasmesso questa ospitalità, l'ha trasmessa a tutti i suoi dipendenti, quindi quando vai nella sua pizzeria sei nella gioia, sei nel sorriso, nell'ospitalità più piena. Credo sia il successo maggiore per uno che fa il suo mestiere. E quello, sai perché? Io poco, sono 20 anni, si chiama serietà. E vengono pagati i camerieri, a fine serata vengono tutti pagati. Io ho visto che ha pagato, ma che su un bello, ma c'è a Pasqua un cameriere ha guadagnato $500, che è giusto che sia così. È giusto. Ognuno, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Allora ragazzi, noi voliamo, se Dio vuole, il giorno 3, il giorno 4 saremo a Toronto, con mio onore di presentare queste sue bellissime opere che oramai conoscete tutti. Quindi noi voleremo adesso al mare, da siente Lucio Di Donna ci accompagnerà, Marco Cozza verrà con noi, verrà a cantare le tue belle melodie. Con immenso piacere, zio, per stare con voi già in questo momento per me è un onore. Sergio, allora, appuntamento in Canada. Gli appuntamenti per... Dite ai vostri parenti, muovetevi per i biglietti, però diciamo dove possono trovare i biglietti. Sì, no, i biglietti su Facebook e su internet trovate tutti gli indirizzi, ma si possono prendere anche online sul sito inprimafila.net, quindi è molto semplice. Aiutateci. Innanzitutto gusterete queste meravigliose commedie recitate da professionisti veramente, perché poi con lo studio si diventa professionisti. Sì, ormai lo possiamo dire, noi siamo partiti da dilettanti, io sono rimasto dilettante, però i miei attori ormai sono diventati professionisti. No, tu sei professionista. Tante repliche ormai palco lo conoscono bene. È quello. La professionalità si evince da tutto quello che sia stato fatto. Ragazzi, noi ci andiamo al mare, non cambiate canale, perché noi amiamo il mare, andiamo da 50 gradi e andiamo a Fornamo. Andiamo nenne, voliamo. Volare nel blu dipinto di blu, da pane bianco qua, siamo da qua, venite. Che ci dite? Ma che succede? Scusa, è noi umi, che è questo? Scusa. Ragazzi, che cos'è questa? Venite. Buongiorno. State dormendo oppure scendete? Ah, e beh, ma c'è gente. E me li puoi far venire qua? La c'è. Seguo sempre, seguo, ogni giorno alle 15, sempre. E lei di dove è lei? Da qua a Pesce. Dove passa? Che ha comprato? Che cos'è questo? Ragazzi, sapete che cos'è qua? Un pochettino di schiuma. Sì. Mettete chiude qua. Para stallio, para. Guarda qua, un pochettino di schiuma, ma non è una fogna. Però, no, è proprio il fiume che è proprio il fiume. Vediamone. Venga con noi. Guarda qua, guarda là che c'è. Benedica, ma accompagnaci, vieni. Buongiorno. Nel blu dipinto di blu, guardate che mare oggi, ragazzi. E guarda pure che panza, pure questo. Non dimentica di andare alla telecamera, però, sta lì, se non andava alla telecamera. No, vieni vicino. Buongiorno, ragazzi. Ma che bel mare oggi. Siamo quasi a Ferragosto. Ve l'aspettavate? Poi che siamo quasi a Ferragosto. Chi è questo bambino cagiani? Vuole mangiare, signore? O le fa cavo? Buongiorno. Parlate, sì. Parlate, dico. Avete, no, c'è tutto magari. È Ferragosto. E allora? Di dove siete? Napoli. No, è Napoli, ragazzi, che meraviglia.
com'è questo mago, quest'estate? Quest'estate rispetto all'estate scorsa? Com'è? Caldissimo. Che è? Bollente, caldissimo. Prego, il mare com'è bello, mi ha colto. Il mare è bello, però la mattina comunque... La mattina è fredda, poi se qua di io, no? Rescegnuolo! No. Comunque la mattina il mare arriva una scia, non lo so di che cosa, che inquina, avvicina. Non lo so da dove arriva questa scia. Porca, avvicinati. Il porco. No, perché siccome ammazzerei il porco a dicembre, allora dico, porco, ti ricordi di che ammazzavo il porco? Allora, ragazzi, perché, Lucio, perché... Ti puoi spiegare sta cosa? Me la spiego perché? Io, me la spiego. Allora, la mattina, a che ora c'è la scia? Un secondo, a che ora c'è la scia? Se c'è qualcosa... No, a che ora più o meno c'è la scia? E io mi sono alzato tardi, non l'ho vista, devo dire. Lei di dov'è lei? Di Solofra, provincia di Avellì. E dove? Solofra. Ah, Solofra, come? La città conciaria, ci abbiamo proprio un problema dell'inquinamento noi. La Solofran che va poi a Castellammare. Allora ragazzi, sì. Spieghiamo che significa, a che ora c'è questa scia? Verso le 11. Di mattina? Sì. E poi sull'11 un giorno c'è? Tra un poco le faccio vedere. Perché i pesci, mo d'estate, si risvegliano un poco più tardi. Se fanno la barba, non danno l'acqua e ce ne esco un. E che ragazzi, quali scienziati ve le spiegano queste cose? Allora, quattro belle non signore. Non so cosa vi è sversato in mare. Non lo so, io non signora. Lo so. Si è sversato tutto, però... Ma il mare è bellissimo. Allora, facciamo vedere questo. Devo dire la verità, sono stato ad Agropoli 15 giorni fa, ci stavano tutte le quelle, come si chiamano là? Le alghe. Le alghe, tutte quelle piccoline. No, perché noi calabresi, noi calabresi, ne lamentiamo gli altri dall'altra parte che c'è. No, ci sono gli anne, come si chiamano? Le alghe, non gli anni, che gli anni, Ti alzavi dal mare, ce le avevi tutte addosso. 15 giorni fa. Sono ti alzavi dal mare, se ti alzavi. Sì, se ti alzavi, bravo. Che però... mangiate oggi, signor? Guarda, ma guardate che mare che c'è. Guaglio... Venite. Ma uscite, signor. Ma che bello c'è, capite oggi? Mi state guardando come un alieno. Abbiamo mal di testa. È scapisciolata, ha ragione la signora. Troppo caldo, signora, passatempo. Di dove è lei? Io sono di Napoli. Che meraviglia, Napoli e poi muore. No, nel senso che Napoli è bello. Signora, posso, le invidio i capelli, si perdono i capelli, la signora parla Riccardo Cocciante, vedete un po'. Bella senza anima. Andiamo a Romano, grazie signora per la cortesia, noi scherziamo. Perché... Non è che qualcuno di voi viene a Cosenza, qualcuno di voi al cinema, no. Me a Stallio, vieni qua, vieni. Guardate ragazzi che c'è. Ma arriviamo noi e portiamo bene, signora, venite, accompagnate. Ah, tipi, cosa fai? Tipi, dove vai? Promossa? Sì. Ah, guarda che mare, voglio, ma Davide su mare, dove lo trovate questo mare? In Calabria, signor! È fredda, ma oh, signor, ghiettate, signor, che guarda là. Dove lo trovate questo mare? Solo in Calabria. Se non organizzassimo una poca chiù, non organizzassimo, caro Luca. Chi è Luca? Boh. C'è Lucio, scusa, ma diventerai Luca. Allora, dove? C'è qualche bella ragazza che vorrei. Venite, accompagnate, venite. Allora, come vanno le cose? Voglio, ma le ragazze dove sono? Dove sono le ragazze? Non c'è una ragazza. Ecco, ci sono queste belle ragazze qui. Dove sono le belle ragazze? Dormono. Una, due, tre, quattro, sette, 70 bambini, benedica però, ragazzi. Buongiorno. Ah. Bimbe belle. Ricordiamo il nostro grande Mario Gualtieri. Grande Mario. Allora, ragazzi. Guarda, ma scusa, lei non mangia. Vieni qua. Come se non mi dice che si caga, mangia. Guarda, perché non ingrassa lei? Venga qui. Bici. Lei va in bici? Sì. Di dov'è lei? Di Cetraro. Ah, vabbè, qui siamo vicino, sì. Ragazzi, ma le ragazze dove sono? Tutti mascoli? Scenderò più tardi, a mezzogiorno. Scenderò più tardi, a mezzogiorno. Perché il cugino fa pesed. Ah, sì. Tiki. Ragazzi! E tu sei? Palermo. Come ti chiami? Ma Palermo di cognome? Ah? Cipudio? Ho capito, sì,
Ragazzi, ma guardate che mare, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Come sei bella, come sei bella, cavallo. Mi paro un papo, papà. Mi paro, mi paro, ragazzi, papà. Sì, sì, che sì. Che meraviglia, fra poco mi tuffo, perché c'è il costume da bagno. Ragazzi, come vanno le cose? Oggi è bellissimo, bello soldato. Ma dove, le femmine dove sono? Stanno ancora a casa. Ancora a casa. Ci sono due bambine che stanno strepeteando. Perché non le portate a casa e rivedete stare fresco le bambine? Perché dovete? Perché? E che cosa è? Yeah. Allora, lei dov'è? Lei aveva detto? Napoli, Torre del Greco. Chi ti mangi oggi? Oggi, maccheroni. Chiama moglie, c'è moglie? No, ancora a descendere. È che una ragazza volevo che ti voleva far mangiare una cosa buona. Signora? Ah, signora là, domanda. Vieni, vieni, vieni. Allora, vieni qua, vieni qua. Come è tutto? Dammi, vieni Marco, vieni. Allora, dammi qua. Scusa Marco, vieni. Marco Cozza, ragazzi, ti sta bene però come... Balletti, giù. Una parrucca e sono a posto. Oggi sei contento perché sì, quando è partita la macchina per l'America. Canadese, quindi... Getta sale, butta sale. Ma poi con te è sempre un piacere. Giù. Butta sale, getta sale. Signora, dov'è la signora? Una signora che cucina oggi. Signora, vieni qua un secondo. Vieni qua un secondo, signora, però mi portate appena, avete ragione, domani la prossima mi portate appena. Signora, venga, venga. Venga qui che devo dare una cosa, le devo dare. Ma è tua moglie? E che te la mar, oye? Che te la mar? Vieni qua che devo dare una cosa. Signora! Vuole sapere che cucinate a mezzogiorno. Venga, non cucini. Ah, sa sarà un pa me c'ha fondo, una fracca qua. Grazie. E poi mi dici, e poi mi dici. E poi mi dici. E poi mi dici. Iamo nenne, accompagnateci ragazze. Vieni. Tipi. Oh, un gennaguaglione. Ci sono 1400. Ma dove sono le femmine, ragazzi? Vuoi salutare qualcuno? Vieni. Saluto. Buongiorno. Come stai? Io sto bene, tu Piro. Il mare è bello. Il mare è bellissimo oggi, è meraviglioso. Cioè, oggi, voglio. Allora, dunque, ci siamo messi d'accordo per venire oggi qua, a parte che qua appeso non ha mai chiamato per una serata. Cioè noi facevamo le serate, facevamo a guardia, no? Vieni, facevamo la corrida 4-5 anni fa. E dalle foto c'erano 1000 persone, 2000 persone, quelle di guardia si sono lamentate, perché chiaramente, ma noi, con grande rispetto, noi amiamo il mare, il mare è bello. Chi governa? Ogni popolo ha il governo che si merita. Nulla contro nessuno, attenzione, per carità del cielo. Però con questo mare, no? Avete portato l'elicottero. O no? State per acà, studiate per fare turismo. Signore. Andiamone. È dall'estero. Prendete esempio. Buongiorno, c'è una signora. Buongiorno, signora. Signor! Buongiorno, ragazze. Guarda. Ah, là c'è qualcuno, bene. Quando finisce questa puntata? Quando finisce questa puntata? Mancano 5 minuti ancora. Ma l'hai legata a quella di Sergio Crocco? Certo. O si imbriaco? Ma chi si imbriaca da... Saluta, vai lei. Vai lì, muovate, va, con questa telecamera, va. Ciao, ragazzi. Dove sono? Le due, amone. Senti, tu muovati, devi muovere qua dalle camere. Un chi è pensato Chiuzzi? Ciao Francesco Chiuzzi. Sono due cose diverse. Ciao Francesco, buon Ferragosto. Grande amico mio. Presa diretta significa che avevi l'attributo. Tieni l'attributo, adesso sono l'attributo. Non dire che fai così, non te li faccio vedere. L'altro giorno in piscina ti ho preso. Come hai detto, zio Pino, non mi volto. Le spalle. Grande Lucetto! No, però non ci sono loro, perché se ti dico muovete, ragazze! Guarda che meraviglia! Guarda. Buon Ferragosto, dopo Ferragosto, godetevi la vita, godetevi! Guarda che. Uscite! Signora, se chi esce gli regalo una cosa tostissima, vieni! Che regalate? Che regalate? Voi che regalate? Voi che regalate? E
regaliamo la gioia per stare un po'. Dove siete voi? Di Napoli. Ah, che meraviglia. Signora, uno stacchetto musicale, una rimetta, e io le regalo una cosa durissima, che a lei piace una cosa dura. Come me. Girica, Marco, vieni qua. Allora, uno stacchettino. Una canzone napoletana. Che meraviglia, ragazzi. Ragazzi, facciamo un applauso alla grande Allegri. Quello che è stato, divertitevi. Parete tutti morti, parete, ma dice. Se sono morti, posso risuscitare. A tostare. Imma, prendi la clava, che ti do la mia clava. No, la clava, ragazzi. Non la vuole la mia clava, vieni a stare pigliando. Irma, balla. Dove è Irma? Ah, e dove? Segui la freccia, lui. Bravo, bravo Lucio, bravo. Ma cosa tosta, lo sta cosa tosta. Lei è sposatina? Sì. Dov'è suo maritino? Dove sta? Non lo vedo. Eccolo là! No, ma lì è. Allora ragazzi! Menotti è nel mondo, ragazzi, il nostro orgoglio calabrese assaggiato, e poi ci dite, questa è la soppressata dolce, ma che meraviglia, afracacà, vedi com'è tosta? è tosta, ciao ragazzi, grazie. Buongiorno. Ragazzi, se venite, abbiamo proprio pubblica, buongiorno, come state? Ma non c'è una spiaggia senza ragazze. Una spiaggia senza ragazze. Signor, tu c'è, ti sei gettata. Dove sono le ragazze? E poi il giorno non servono a nulla. Hai ragione. Cioè dicono, fanno le ore piccole e poi giustamente dormono. Ah. Ragazzi, che mangiate oggi? Questa è la CTV della Calabria, canale 19, ogni giorno alle 15, seguite tutti i programmi, scaricate l'app, la CNews 24, per rimanere sempre informati. Scaricate l'app! L'app. Sul telefonino. L'app che ti viene una l'app da capo di meglio. E l'app qua. Ah, l'app, sai che della l'app? All'app dentro. Ah, l'app era a superstare l'app, una l'app. Una l'app. Bimbe! Ecco, per esempio, c'è il papà, la bambina e dov'è il. Accorto, attenzione. E beh, metto da zio, fallo, facci fare un bagno che si sciala. Come ti chiami? Perché sorride, guarda che sorride. Come si chiama? Fatima. Ciao Fatima! Guarda la signora, oi signor! Oi signor! Buongiorno ragazze! Guarda qua, guarda Callegria, guarda Callegria. Guarda che scallegria, guarda Callegria. Vieni. Dammi la macchinetta, vieni qua. Voglio regalare una macchina a chi sta guaglione, vieni, messa guaglione. Buongiorno signori, come state? Bella di zio, dove stai andando sola? Vieni qui, che ti faccio un regalo, vieni qua. Quanto è bella, vieni. Non mi posso bagnare, vieni qua. Vieni. No, ma io sono timida. Sei timida? E non è che ti mangia, zio. Se sei timida non ti mangia, zio. Quanti anni hai? 16 anni, 17 anni? 18. Ah, sei la maggiore. Non ti mangia, zio. Dove stai andando? A mare. Ti sei svegliata? Vicino a loro. E sciagura! Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Noi diamo la linea alla regia, no? No, qui. Diamo la linea alla regia. Facciamo. Aspetta. Avanti. Sì, vieni qua. No, tutti i giorni. Aspetta, tutti i giorni sulla C, canale 19, dillo. Tutti okay. I giorni sul canale 19. Oh. Allora ragazzi, ci vediamo domani alle ore 15, ok? Con questa chiudiamo. A domani alle ore 15 sul canale 19. Ciao ragazzi.